Norcia, ristorante Vespasia. Ecco Federico Bianconi, rampollo della famiglia, che è tutta una famiglia che è patron di questo ristorante e non solo. Il ristorante sorge in un palazzo storico. Sì, no? Un palazzo del 1500, del XVI secolo, un ristorante che è entrato da poco nei ristoranti del Buon Ricordo. È un ristorante che è un po' un gesto d'amore nei confronti del territorio, perché in questo ristorante abbiamo voluto esaltare tutti i prodotti tipici di Norcia, della Valnerina e dell'Umbria in modo particolare. Federico, allora io ti lascerei un momento per andare in cucina a scoprire qualche segreto dallo chef. Certamente. Noi ci rincontriamo tra poco, parlando magari di prodotti, di cantina e quanto di più buono possiamo trovare qui nel territorio. Ben volentieri. A tra poco. A più tardi. Ciao, intanto. Prego. Ed ecco, ci siamo arrivati in cucina del ristorante Vespasia. Flavio, lo chef, il tuo collaboratore? Alberto. Alberto, sta facendo che cosa? Dei gnocchi di ricotta del pastore. Siamo a Norcia, quindi è la ricotta di pecora latte crudo. È storica, fa parte della città ormai. E ha tutto il sapore di questa terra, quindi la impastiamo brevemente con pochissima farina e formiamo gli gnocchi. Gli gnocchi. Questo è il piatto del Buon Ricordo di questo ristorante. Di questo nuovo ristorante, sì. Perfetto. E rappresenta appunto il territorio norsino con la roveia, la ricotta e gli ingredienti tipici della zuppa. La roveia, ricordiamolo, che è questo legume selvatico proprio qui di questa zona di Castelluccio. Di Norcia, sì. Allora, come si procede? Allora, ci rifacciamo alla tradizione, quindi un fondo di verdure di stagione, cipolla dorata di Cannara, sedano levistico di montagna, patata di col fiorito che serve a dare un po' di amido, quindi lega, del pane secco come tradizione, quindi umbro, sciapo, e delle erbe aromatiche dell'orto come salvia, timo selvatico. Per te che cosa vale di più? Tecnica, prodotto o cuore? Cuore, prodotto e tecnica, ma in realtà sono tutti sullo stesso piano, perché se non si mescolano insieme non si ha il carattere della propria cucina. Senti, tu hai sposato la filosofia della cucina ombra con un pizzico di innovazione, mi sembra, certo, no? Di sì. Capire. L'olio, quanto è importante nella tua cucina? Come tutti i prodotti di questa terra, e soprattutto di Norcia, è allo stesso livello del tartufo, ma così come il legume, così come il pane naturale prodotto qua. Quindi è fondamentale un ottimo olio, magari una monocultivar, prodotto in una maniera eccezionale, con cura ma casalinga, così come anche la nostra cucina. Curata, di tecnica, però deve essere semplice, di casa. Quindi questa crema molto soffice in bocca, al sentore di roveia, quindi sa molto di terra, anche di pepe se vogliamo, il legume è molto forte. Benissimo. Questo rappresenta appunto la zuppa scomposta nei vari elementi. Il pane, la parte morbida e la parte intera e croccante. La ricotta, oltre al sapore, dà anche tono. Eccoci di nuovo in compagnia di Federico. Federico, qui hai fatto allestire ogni bene di Dio, anzi, ogni bene di Dio in terra di Norcia. Cominciamo qui dalla cosa più vicina, prosciutto di Norcia. Sì, il prosciutto di Norcia è diventato, aveva già una fama secolare, dalla famosa tradizione, certo, dei norcini che risale dal 1200. Poi nel 1993, grazie all'Unione Europea, il prosciutto di Norcia ha conseguito il marchio IGP,
seguendo un protocollo abbastanza rigido. E quindi è un prodotto di alta riconoscibilità e di altissima qualità. Paste fatte rigorosamente in casa, sia semplici che ripiene, eccole lì davanti. Territorio, le verdure, la cipolla e la patata, umbre, sempre scotte umbre, alla cotte cenere, alla cenere, cioè cotte sotto la cenere. Poi abbiamo coniglio in porchetta, abbiamo un piccione. Piccione è un altro piatto tradizionale umbro. Oh, poi c'è il principe, il re della tavola. Del tartufo. Anche perché siamo in un periodo ottimale per la raccolta del tartufo. Questo è tartufo nero pregiato. Melanosporum vittadinis. Cantina, quante etichette offrite voi nel vostro ristorante? Abbiamo circa 600 etichette, tra italiane in prevalenza e francesi. Senti, l'ultima domanda, il costo, quanto mediamente un pasto consumato qui da voi, quanto può costare? Abbiamo varie possibilità. Per il pranzo si può partire da 35 euro, dove offriamo un menù di tre portate con acqua inclusa, mentre la cena può partire con un menù guidato a quattro portate da 45 euro con un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. Io posso salutarti. Oddio, mi trovo in tasca, vabbè. Un piccolo furto l'ho fatto, perché questo merita, Federico, non te ne accorgi tu. Ciao, alla prossima. Presto, aspettiamo a Norcia ancora.